Più di 5.000 dosi di vaccini al giorno, è questo il nuovo obiettivo che si pone l'ASL di Avellino con la manager Maria Morgante, che stamane ha fatto visita al centro vaccinale del Campo Coni di Avellino, dove è in corso l'Open Day con Johnson & Johnson. Il monodose è andato completamente a ruba. In pochissimi minuti le prenotazioni sono andate subito esaurite per i 1.920 posti disponibili in tutti i centri vaccinali irpini. A metà luglio tutta la Campania dovrebbe essere immunizzata. La numero uno di Via degli Imbimbo lo ritiene un obiettivo possibile. Ormai tutte le ASL sono una macchina da guerra, afferma senza mezzi termini. Scegliere di fare gli Open Day anche in provincia di Avellino, insomma, è stata una scelta giusta perché, come avete avuto modo di verificare, c'è stata grande adesione, diciamo un po' su tutti i tipi di vaccini che abbiamo messo in campo, quindi sia su Pfizer, AstraZeneca e oggi anche con Janssen. Per cui diciamo che questo aver, insomma, in un certo senso fatto il primo passo con questo tipo di operazione, riteniamo che periodicamente, se abbiamo disponibilità di vaccini, ci dedicheremo ad effettuare altre giornate di Open Day, dove avete potuto constatare che in effetti siamo partiti con l'apertura della piattaforma e in pochi minuti, diciamo, abbiamo coperto tutti i posti disponibili per l'Open Day. Quindi diciamo è qualcosa da rifare, dove c'è grande adesione anche tra l'altro dalla fascia d'età, diciamo, tra i più piccoli. Quindi diciamo che oramai c'è voglia di vaccinarsi e quindi diciamo anche Janssen, che tra l'altro era quello che era previsto per gli over 60, insomma si sta utilizzando anche per le fasce di età al di sotto dei 60 anni. Dottoressa, secondo le previsioni la Regione Campania a metà luglio potrebbe, diciamo, essere immune. Lei cosa ne pensa? Io credo che avendo più vaccini riusciremo come Regione Campania a raggiungere questo obiettivo perché oramai insomma, su tutte le aziende sanitarie siamo organizzati, abbiamo diciamo, gli equip, abbiamo bisogno solo di vaccini, quindi diciamo, siamo diventati veramente insomma, una macchina da guerra su tutto il territorio regionale. Quindi diciamo che se i vaccini ci sono ce la possiamo fare. Abbiamo un gruppo di persone che sono più o meno 3.000 persone dagli over 60-79 che abbiamo puntualmente riconvocato, oppure si trovano tra quelle persone che si sono presentate ai centri vaccinali e non sono stati, cioè sono stati insomma, definiti non idonei in quel momento. Quindi noi li stiamo riprendendo, valutando uno per uno. Naturalmente le persone che si presentano dinanzi alla nostra ASL vengono diciamo, aiutati per la risoluzione del problema. Abbiamo una persona appunto dedicata che prende appunto le informazioni, risolve il problema della persona e quindi viene poi riconvocato. Quindi non sono persone mai convocate, sono state convocate che poi per un motivo o per un altro non hanno ricevuto la vaccinazione, ma che insomma, è giusto che in questo momento, a distanza di tempo, venga risolto definitivamente il loro problema. Per quanto riguarda il Landolfi, non è che io non ho deciso di non partecipare alla riunione, il Landolfi non è competenza dell'ASL di Avellino, quindi significava partecipare e per discutere di un argomento che non è di mia competenza e parlare e poi discutere di una, diciamo, di un argomento che è di decisione regionale, non ai livelli più bassi che sono appunto noi come direzione strategica. Noi come obiettivo abbiamo quello di superare quantomeno ogni giorno le 5.000 inoculazioni. E diciamo che l'Open Day ci aiuta a raggiungere questi obiettivi perché diciamo che nella maggior parte dei casi chi si è prenotato per l'Open Day si presenta, a differenza di quando c'è la prenotazione, perché semmai è capitata la persona che non ha ricevuto il messaggio, dice di non aver ricevuto il messaggio oppure non è presente perché è fuori per motivazioni varie. Quindi con l'Open Day diciamo, andiamo a raccogliere insomma, la volontà che è poi definitiva di presentarsi poi al centro vaccinale per ricevere il vaccino. Quindi diciamo che le assenze
diciamo, sono quasi ridotte a zero. Dottoressa, per i maturandi invece sono numeri un po' leggermente inferiori rispetto, come mai secondo lei ed è un problema, ritiene sia un problema? Sicuramente ci saranno dei ragazzi che non si sono registrati, insomma, come maturandi, e quindi, però certo è che tutti quelli che si sono registrati li abbiamo convocati e vaccinati, però dobbiamo pensare anche che in quella fascia di età ci saranno sicuramente altri ragazzi che già sono vaccinati per altre motivazioni, per cui diciamo che il dato di registrazione dei maturandi è, diciamo, un po' falsificato, perché bisognerebbe andare ad aggiungere anche quelli che si sono già vaccinati e che fanno parte di quella fascia come aventi diritto. Come ASL siete a conoscenza se partiranno anche nelle farmacie le vaccinazioni? Sicuramente partiranno anche nelle farmacie, abbiamo, se non erro, 87 diciamo, adesioni di farmacie sul territorio dell'ASL. L'ASL ha già proceduto alla verifica dei requisiti da parte della Commissione Tecnica Multidisciplinare, fino a ieri ne avevamo verificate 40. Quindi la giornata tra oggi e domani termineranno e quindi concluderanno le verifiche. Già dalla settimana prossima, sempre previa disponibilità di vaccini, distribuiremo i vaccini anche nelle farmacie, e quindi anche le farmacie contribuiranno a questo risultato. Ma c'è la disponibilità, dottoressa? Cioè, la settimana prossima già si può iniziare? La settimana prossima sicuramente possiamo dare qualcosa, naturalmente c'è quello che ci chiederanno, che può essere pure Pfizer, Moderna, quello che, insomma, è disponibile.